controllare una fonte di energia, di produzione di energia rinnovabile, che cosa devo fare? Cioè io comunque, se c'è una caldaia, la caldaia produce, gli do un combustibile, quindi c'ha dei parametri, quanto calore produce, quanto tempo sta accesa, quindi c'ho dei parametri. Su una fonte rinnovabile questa alimentazione della fonte non la faccio io, ma viene in automatico dalla natura. Allora, devo però tenerla sotto controllo per capire come sta funzionando. Allora, per tenerla sotto controllo devo, in prima battuta, acquisire dei dati di produzione, quindi sapere quanta energia mi sta producendo, anche perché se devo fare efficienza energetica devo sapere la fonte rinnovabile quanto mi produce, quanto mi manca per soddisfare il mio fabbisogno di energia, quindi quanto mi produce. Poi questa fonte avrà comunque delle apparecchiature perché la fonte possa essere utilizzata come energia. Queste apparecchiature sono tipicamente elettriche, sia che parliamo di fotovoltaico, sia che parliamo di eolico, geotermico, sono comunque macchine. Queste macchine assorbono energia, possono andare in guasto, quindi generano anche degli allarmi, quindi io devo monitorare anche tutti questi stati di questi apparati. Poi introduciamo un elemento un pochino particolare delle fonti rinnovabili in più. Non mi basta acquisire acquisire i dati da una macchina. Se voi avete una caldaia e monitorate i parametri della caldaia, sapete tutto della caldaia, quanto sta producendo, quanto sta consumando, eccetera. Su una fonte rinnovabile, io l'efficacia di funzionamento non la so soltanto monitorando la produzione della fonte, ma devo metterla in relazione a dei parametri ambientali, perché la fonte mi viene dall'ambiente. Mi spiego meglio. Se io ho un generatore fotovoltaico, un impianto fotovoltaico, e la produzione dell'impianto si abbassa improvvisamente, questo non significa che la fonte in qualche modo sia in default o abbia un problema. Potrebbe semplicemente significare che è diventato nuvolo, si è messa a piovere. Quindi in qualche modo, per vedere se una fonte sta funzionando bene, sta producendo correttamente, sta producendo quello che mi aspetto, la devo mettere in relazione a dei parametri ambientali che nel fotovoltaico sono tipicamente il sole, l'irraggiamento solare, nell'ambito del mondo eolico è chiaramente la velocità e la direzione del vento, ecco, quindi devo mettere in funzione con dei parametri. Quindi questi parametri li devo rilevare. Poi analisi azionamenti. Allora, su una fonte rinnovabile, ma in generale direi su qualsiasi tipo di produzione di energia, io devo non solo monitorare dei dati, ma a volte devo intervenire. Vi faccio un esempio. Abbiamo detto che la fonte può avere delle macchine per trasformare questa energia e renderla disponibile. Queste macchine spesso sono elettriche. Essendo elettriche collegate alla rete elettrica, hanno delle protezioni elettriche, che per qualche motivo possono anche intervenire in modo così intempestivo, senza motivi specifici o comunque malfunzionamenti. In alcuni casi è comodo avere dei meccanismi per riazionare queste protezioni, cioè riarmare queste protezioni in modo più o meno automatico. C'ho un temporale, l'interruttore mi salta, quante volte a casa ci salta l'interruttore? Ecco, anche su un impianto fotovoltaico, se c'ho il generale e c'è un temporale, può scattare questo generale. Allora, se devo andare a ripristinarlo, devo fare un'operazione. Questa operazione può essere fatta manualmente andando lì e riattaccando, oppure in modo automatico. In più, sulla fonte rinnovabile, questa è una cosa specifica delle fonti rinnovabili, allora, le fonti rinnovabili tipicamente, o almeno così è avvenuto fino ad ora, sono dei generatori di energia che per estensione e per particolarità di ambiente di cui hanno bisogno sono in genere messi in modo remoto, sono collocati in mezzo a un campo, in zone isolate, pensate a un fotovoltaico, no? O a un generatore eolico, non è che ce l'abbiamo in mezzo alla città il generatore eolico, o comunque da dove noi lo controlliamo non è sott'occhio, quindi l'impianto fotovoltaico difficilmente lo vedo sott'occhio, specialmente i grandi parchi. Quindi spesso e volentieri tutto quello di cui abbiamo parlato sono funzionalità e controlli che io devo fare in remoto, quindi a distanza, senza sapere cosa sta succedendo. Bene, ecco, senza questo, ecco, le mie
l'ero dimenticato, c'è anche un aspetto legato proprio alla sicurezza, vera e propria sicurezza intesa come proprio antintrusione, antivandalismo, antifurto dell'impianto. Perché? Perché come abbiamo visto poi negli ultimi anni in cui c'è stato questo boom del fotovoltaico, gli impianti fotovoltaici erano soggetti a furti, perché un pannello si porta via facilmente e costava tanti soldi, per cui erano soggetti anche a furti. Per di più erano in zone isolate, per cui anche l'aspetto della sicurezza non era da poco. Quindi abbiamo visto che monitorare una fonte rinnovabile significa fare un pochino tutta questa serie di azioni e di controlli. Quando? Beh, è una fonte di produzione, quindi non è che esiste un periodo in cui vanno fatti questi controlli, va fatto continuamente, cioè se io ho un'anomalia va verificato continuamente. Ora, passi il fatto che il fotovoltaico di notte non funziona, l'eolico sì però, quindi io comunque ho in linea di principio un controllo continuo da fare sul funzionamento di questa fonte. In più c'è un aspetto, allora, perché a maggior ragione, perché devo fare questo controllo? Perché abbiamo visto che una fonte di produzione, per quanto sia rinnovabile, affinché questa fonte rinnovabile sia trasformata in energia che io posso utilizzare, ho bisogno di apparati per fare questo. Questi apparati sono spesso tanti, spesso sono critici, quindi sono oggetti che si possono rompere, e per cui la fonte si può interrompere la sua produzione. Quindi è importante che questo controllo lo faccia in modo continuato, anche perché se io ho un guasto in uno di questi apparati, metto fuori uso la fonte di produzione, quindi non genero più energia. Non generare più energia significa, nel mondo delle fonti rinnovabili, perdere soldi. Perché in genere, almeno per come è stato impostato tutto il mondo delle rinnovabili negli ultimi 5 anni in Italia, la fonte rinnovabile è quasi diventata un investimento finanziario. Quindi se io ho un impianto fotovoltaico che mi produce 1000 euro di incentivo al giorno, lo fermo per un giorno, perdo 1000 euro e quindi allungo il rientro dell'investimento che ho fatto. Quindi ecco per capire l'importanza del controllo di una fonte. Okay? Allora, torniamo a monte. Abbiamo detto, controllare una fonte di energia rinnovabile significa fare tutta una serie di operazioni. Bene, allora che c'entra l'impianto domotico? Allora, cominciamo a vedere come tutte queste operazioni che noi abbiamo elencato non sono altro che le funzioni tipiche di un sistema domotico. Perché? Sul sistema domotico io gestisco eventi e gestisco allarmi. Abbiamo detto che io su una fonte rinnovabile devo leggere quello che sta facendo, quindi leggere quanto produce è un evento, perché io misuro un qualcosa. Devo sapere quando c'è un allarme, cioè quando la fonte si ferma, quando una macchina c'ha un guasto, quando il sole c'è ma la fonte non produce. Quindi devo gestire allarmi. Scenari e logiche. Come vi dicevo prima, facciamo un esempio, prendiamo il fotovoltaico. Io, affinché possa rendermi conto che il mio impianto fotovoltaico non sta funzionando come dovrebbe, ho bisogno di incrociare il dato di produzione e il dato di irraggiamento solare che mi viene da un sensore, perché se i due vanno di pari passo, la fonte sta funzionando bene, cioè mi cala la produzione, mi cala il sole, vuol dire che l'impianto funziona bene. Se mi cala la produzione ma non mi cala il sole, ho un problema sull'impianto. Quindi devo creare delle logiche tra dati che rilevo separatamente. E nel mondo domotico gestire logiche o gestire scenari significa proprio questo, mettere in incrociare dati che mi vengono da misure diverse. In più, storico, eventi e grandezze su una fonte rinnovabile, proprio perché non dipende da un combustibile che io immetto nella fonte, ma dipende dalla natura in qualche modo, che sia geotermica, solare, eolica, io per, come dire, avere una previsione di quello che succederà su questa fonte, è opportuno che crei uno storico di quello che sta facendo quella fonte, cioè crei uno storico di quanto mi produce un impianto fotovoltaico in funzione dell'irraggiamento solare, crei uno storico di quante interruzioni ho all'anno. Questo sono tutti dati che io diversamente non posso estrapolare in modo così teorico, ma devo, se ho un impianto in una certa località,
e ho uno storico, mi è più semplice andare a fare delle previsioni di produzione, mi è più semplice fare delle previsioni di interventi di manutenzione. Ecco, questo qui significa, ecco diciamo l'anello d'unione, cioè io per gestire una fonte rinnovabile devo fare operazioni che sono le tipiche operazioni che fa un sistema domotico, che permette di gestire un sistema domotico. Mi basta questo? Non mi basta, quindi in linea di principio io potrei utilizzare il KNX per gestire una fonte rinnovabile. Perché abbiamo detto, se io la fonte rinnovabile la posso gestire utilizzando un sistema domotico, lo potrei fare col KNX. Ma non mi basta, perché per poter gestire una fonte rinnovabile, io oltre a un sistema KNX, quindi a un sistema domotico che mi raccoglie tutte queste grandezze e me le gestisce, ho bisogno di gateway di integrazione. Ritorniamo al discorso che faceva il signore prima. Il mondo dell'energia rinnovabile è un mondo che, vuoi perché si è espanso così all'improvviso, vuoi per scelte di costruttori che vengono completamente da altri mondi, è un mondo tipicamente proprietario. Se voi prendete 10 inverter fotovoltaici di 10 costruttori diversi, i 10 inverter hanno 10 protocolli di comunicazione diversi. Quindi per poter parlare con queste macchine che si occupano della conversione del sole in energia elettrica piuttosto che del vento in energia elettrica, io devo in qualche modo abbassarmi a parlare con il linguaggio di quella macchina. E quindi affinché io possa riportare tutti questi dati in un protocollo comune che invece è in grado di gestirmi per esempio i sensori, ho bisogno di un gateway che mi traduca, di una interfaccia che mi traduca questi protocolli. Okay? Quindi con questa accoppiata, cioè il bus KNX più dei gateway di integrazione, io posso controllare una fonte rinnovabile. Ora io qui vi faccio una carrellata di esempi su varie fonti rinnovabili di come questo sia possibile. Una carrellata molto veloce, ma giusto per farvi capire come questo concetto si applichi allo stesso modo tanto al fotovoltaico quanto al solare termico quanto alla geotermia. Partiamo dal solare, chiaramente, che è la forma più diffusa di fonte rinnovabile. Chiaramente il solare esiste in due forme come produzione di energia: esiste il fotovoltaico, esiste il solare termico. Uno produce energia elettrica, l'altro produce calore, cioè sfrutta il sole per acquisire calore. Nell'ambito del fotovoltaico, come è fatto l'impianto fotovoltaico? Io ho i miei pannelli, ho dei macchinari appunto che sono gli inverter che convertono l'energia del sole in energia elettrica, ho tutta una serie di apparati di misura che mi servono tra l'altro per avere gli incentivi e quindi per misurare l'incentivo oltre che per misurare quanta energia produco, o meglio mi servivano per misurare gli incentivi perché adesso gli incentivi non ci sono più, quindi io mi devo solo preoccupare di sapere quanto produco, quanto sto consumando, quanta energia ho in esubero al fine di utilizzarla in modo ottimizzato. Oggi non si parla più di fare un impianto fotovoltaico per l'incentivo, si parla di fare un impianto fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo, cioè io produco dell'energia, me la produco, quell'energia devo fare in modo di consumarla tutta, di non immettere niente in rete, perché più riesco a consumarmela e più ottimizzo il mio funzionamento. Ecco, quindi ho dei contatori di misura, in più ho bisogno di gestire tutto quello che dicevamo prima, sensori di raggiamento solare, devo poter riarmare un interruttore a distanza, quindi dare un comando per azionare qualcosa. Ecco, tutte queste cose, come vedete qui sulla parte bassa e verde della slide, le possiamo fare nativamente col KNX, quindi queste sono funzioni tipicamente domotiche, esistono sensori domotici, esistono dispositivi che fanno questo nativamente. Tutto quello che invece è il mondo come dire, fotovoltaico, come vedete, quindi questa linea blu, queste due linee blu qui, è tutta roba proprietaria, cioè sono tutti dialoghi proprietari, sono tutti protocolli di comunicazione proprietari. Allora, per mettere in comunicazione questo mondo verde col mondo blu, ho bisogno di gateway di integrazione, cioè di oggetti che siano in grado di tradurmi il linguaggio proprietario dell'inverter in un linguaggio standard che potrebbe essere il KNX. Questo nel mondo fotovoltaico. Solare termico. Impianto solare termico da cosa è composto? Un pannello, un collettore che riceve
l'energia del sole, dell'energia del sole prende la parte termica, diciamo la componente termica, la trasmette a un fluido, che è tipicamente acqua, e attraverso questa operazione quindi è in grado di generare calore. Questo calore poi può essere usato sia per uso sanitario che per uso riscaldamento. Oh, come si tiene sotto controllo? Voi vi siete mai chiesti, questo è un problema che sul singolo pannello uno non si chiede mai, ma quando fa efficienza energetica? Allora, un grande problema, apro e chiudo una parentesi velocissima, un grande problema dell'efficienza energetica è la misura. Cioè, noi parliamo tanto di efficienza energetica, ma fin tanto che non siamo in grado di misurare l'effetto di un intervento, non potremo mai dire di fare efficienza energetica, perché noi dobbiamo avere una situazione in cui sappiamo quello che consumiamo, interveniamo con un presunto miglioramento, misuriamo e vediamo qual è stato l'effetto. Solo così si fa efficienza energetica. Allora, voi vi siete mai chiesti se su quanto faccia risparmiare un impianto solare termico? Ve lo sarete chiesti. Ecco, ok. Però se io vi dico, prendiamo l'impianto solare termico che sta sopra la casa tal dei tali, quanto mi fa risparmiare in termini di energia? Quanta energia produce? Non siete in grado. Ma perché? Perché su un impianto solare termico tipicamente si sa che in qualche modo fa risparmiare, uno lo monta, ma di quanto faccia risparmiare nessuno lo sa. Di quanto sia l'ammortamento di quell'investimento nessuno lo sa. È chiaro che a casa io metto un pannello, spendo quei 3.000 euro e sono contento. Se io dovessi fare l'impianto più grande dovrei misurare questa energia. Come si misura? Si misura in modo molto semplice, così come io misuro l'energia elettrica, misuro anche quella termica. Quindi basterebbe andare a mettere sul tubo di ritorno del collettore solare un contatore di calore, quel contatore di calore misura il calore che esce dal collettore solare. Okay? Quindi l'energia che in qualche modo il pannello cattura dal sole e la trasferisce all'impianto. Basta così? Beh sì, in questo modo so quanta energia produco. Però è vero anche che io per utilizzare questa energia devo spenderne dell'altra, perché ho delle pompe di circolazione, perché ho comunque degli apparati che non avendo il solare termico non avrei. E quindi magari è opportuno che vada a misurare anche quel consumo elettrico e in qualche modo faccia un conto in euro di quanto l'impianto mi ha prodotto, di quanto ho dovuto spendere in più per utilizzare quell'energia e avere così un vantaggio. Un parametro di misurazione di efficienza. Ecco, queste operazioni, sia la misura del calore, sia la misura della parte elettrica, possono essere fatte tranquillamente e nativamente in KNX. Cioè, esistono sul mercato contatori di calore e contatori di energia elettrica che sono nativi KNX, che quindi leggono, misurano questa grandezza e trasferiscono sul bus KNX questo valore. E quindi possono essere usati per fare calcoli di efficienza. Quindi fatti grafici, eccetera. Il solar cooling, vado molto veloce, è un pochino, è un sistema che permette, detto in parole molto semplici, di ottenere acqua fredda da acqua calda, mi si è detto così sembra. Sfrutta un sistema solare termico, il sistema solare termico produce fluido caldo. Questo fluido caldo viene inserito in una macchina che è essenzialmente un compressore che si chiama assorbitore di calore. Questo assorbitore ha in ingresso acqua calda, è alimentato elettricamente e produce acqua fredda. È il classico utilizzo di solare termico in estate per fare condizionamento. Un'industria che ha bisogno di calore d'inverno e fresco d'estate, quel solare termico lo usa sia d'inverno che d'estate. Come vedete, se io volessi anche qui andare a misurare l'efficienza di un sistema di questo tipo, che viene in genere applicato a grossi impianti, quindi non si applica l'impianto di casa, anche perché queste macchine sono molto costose, come dovrei fare a misurare l'efficienza di un sistema di questo genere? Bene, allora io ho energia termica calda in ingresso, benissimo, metto un contatore di calore e misuro quanta energia termica arriva dal mio parco di collettori solari. Questa energia va dentro questa macchina, esce dell'acqua fredda, quindi misuro quanta energia fredda esce, quante frigorie escono, sempre con un misuratore di calore. Ma non basta,
perché qui c'è un rapporto di conversione. Questa macchina elettrica mi consuma energia elettrica, anche qui con KNX posso mettere un misuratore di energia elettrica che mi misura quanto assorbe questa macchina. Facendo il bilancio, sapendo quanto costa l'energia elettrica a kilowattora, sapendo quanto mi costa l'energia frigorifera a kilowattora se io la dovessi produrre, potrei andare a fare un bilancio e vedere quanto questo sistema mi ha fatto risparmiare economicamente parlando, insomma tradotto in euro quanto mi ha fatto risparmiare. Per l'energia eolica vale più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto per il fotovoltaico, nel senso io devo acquisire dei parametri ambientali, ambito verde, che posso acquisire utilizzando nativamente il bus KNX, devo acquisire dei dati che mi vengono dal mondo eolico che ha esattamente gli stessi problemi del fotovoltaico, cioè ogni costruttore di torri eoliche piccole, grandi o nel caso di piccolo di inverter eolici ha un suo protocollo di comunicazione, quindi ho le stesse problematiche di dover convertire il protocollo in un protocollo standard. Finisco con i sistemi geotermici. I sistemi geotermici, come sapete, sono sistemi in cui in realtà sono delle pompe di calore che la pompa di calore, sapete che per funzionare ha bisogno di un delta termico, allora quel delta termico riescono a ottenerlo immettendo un fluido in un circuito chiuso nel terreno, in profondità nel terreno, e ritirandolo su. Il fluido scendendo in profondità nel terreno, profondità parliamo anche di 70, 80, 100 metri di profondità, quel fluido, siccome a 100 metri di profondità sul terreno la temperatura è sempre costante, quel fluido scende di temperatura o comunque si stabilizza di temperatura, quando io lo ripesco ho un delta termico, con quel delta termico faccio funzionare la pompa di calore e quindi genero caldo o freddo, quindi riscaldamento o refrigerazione. La pompa di calore è una macchina elettrica, chiaramente, quindi da una parte potrei misurare il fluido, cioè l'energia che prelevo dal terreno in qualche modo, dall'altra parte in uscita della pompa di calore posso misurare l'energia che do al mio impianto, calda o fredda, e per vedere quanto è stata efficiente la mia macchina posso andare a misurare l'energia elettrica che la macchina ha consumato, il tutto anche qui utilizzando dispositivi che sono nativi KNX. Ora, questi nativi li trovate senza nessun problema sul mercato gli elettrici. Per il termico, ahimè, sul mercato italiano si trovano abbastanza poco i contatori Connex, perché sono molto più diffusi sul mondo tedesco, in Germania. In Italia è facile trovare dei contatori di calore che hanno delle uscite impulsive, cioè mandano fuori un impulso ogni kilowattora che viene prodotto. Bene, esistono delle piccole interfacce KNX che contano il numero degli impulsi e li trasformano in un valore numerico immesso nel bus KNX, per cui comunque in modo nativo è possibile fare questo tipo di controllo in KNX. Assolutamente. Allora, controllo pompa io lo faccio benissimo col KNX, perché o la pompa è una pompa on-off e quindi va bene, mi basta un attuatore. Se la pompa è modulante, è una pompa con inverter, ci sono delle uscite, dei dispositivi d'uscita KNX in tensione, per cui posso andare a regolare la pompa, quindi a regolare la velocità della pompa. Se devo mettere delle logiche con delle soglie antigelo, metto una sonda, anche questa nativa KNX, e posso creare una logica sui dispositivi per cui la pompa mi si ferma se io scendo sotto una certa temperatura o viceversa, o mi parte se scendo sotto. Quindi sì, sono logiche che si possono fare nativamente in KNX, qui non c'è bisogno di mettere gateway strani. Se io invece dovessi andare a dialogare con la pompa di calore, allora lì mi servirebbe, allora, o che la pompa di calore abbia un protocollo KNX, oppure che esista un gateway per poterci parlare. Il 90% dei casi è questo secondo, cioè ho bisogno di un gateway per parlare con la pompa di calore. Anche per vedere quando... Esattamente. Ma
anche perché noi adesso tutto questo discorso a che cosa serve? Serve a dire, noi stiamo andando verso edifici che ormai non sono più monofonte di calore o monofonte di energia, ma gli edifici diventano sempre più un mix di energie. Mix intendo, oltre a un po' di rinnovabile, cioè solare termico piuttosto che fotovoltaico, spesso si trovano sempre più in convivenza tecnologie a gas, tipo una caldaia a condensazione con una pompa di calore. Allora, la scelta dell'una o l'altra tecnologia istantaneamente deve essere fatta valutando le condizioni ambientali. Cioè, se io la notte alle 10 ho richiesta di calore e devo decidere se accendere la caldaia o la pompa di calore, che cosa faccio? Devo vedere la temperatura esterna. Se la temperatura esterna è sotto i livelli di efficienza della pompa di calore, accendo la caldaia. Però se io ci avessi anche l'impianto fotovoltaico e sono in esubero di produzione, allora mi conviene accendere comunque la pompa di calore. Vede che si creano delle logiche molto complesse che non può gestire l'utente, non è che decide l'utente accendo questo, accendo l'altro, devono essere gestite in sistema automatico perché devono essere valutate in tempo reale giorno dopo giorno. Dica. Sì, chiarissimo, è quello che vi dicevo. Allora, delle soluzioni a pacchetto esisteranno sempre sul mercato, no? Così come esistono le stampanti multifunzione che fanno da scanner, stampante, fax, eccetera, poi fanno malino un po' tutto, però comunque è possibile. Io ho quella scelta dove prendo a pacchetto da un'azienda la pompa di calore, cioè adesso avete visto, c'è aziende tipo non so, la Baxi che fanno quei moduli già pronti dove c'è un modulo di caldaia a condensazione, c'è una pompa di calore e c'è una logica di gestione interna. Benissimo. E questo è una soluzione. Chiaramente è una soluzione chiusa, cioè, nel senso se io poi devo andare in qualche modo a scambiare dati col mio impianto per fare delle scelte ulteriori a quelle che mi dà il monoblocco, chiaramente o non lo faccio o non lo posso fare se il sistema è chiuso, o se ho dei gateway di comunicazione lo posso fare uguale comprando il gateway. L'altra alternativa è dire io me ne frego di comprare una soluzione a pacchetto, anche perché la soluzione a pacchetto costa di più ovviamente, io mi compro io gli oggetti separati e gestisco io la logica. E a quel punto mi compro oggetti separati che sono in grado di parlare fra di loro e a quel punto la logica me la faccio da solo. In modo a volte anche più fine. Ecco, quindi sono sempre due le scelte. È chiaro che una soluzione completa, per quanto possa essere completa, è una soluzione legata a un mondo, al mondo del costruttore che vi sta dando il prodotto. Mi spiego. Un costruttore di caldaia vi potrà dare già un modulo con dentro una pompa di calore, una caldaia a condensazione e il collettore solare termico con una centralina che regola tutto, benissimo, ma se voi avete il fotovoltaico quell'oggetto come ne tiene conto del fotovoltaico? Cioè quell'oggetto farà sempre partire la caldaia quando la temperatura all'esterno è troppo bassa per la pompa di calore perché non è efficiente, ma non saprà mai se io ho un fotovoltaico che mi sta producendo in esubero energia, non lo potrà mai sapere. Allora, se io voglio ottimizzare anche questa ulteriore fonte di energia, come faccio? Lo devo fare da solo, lo devo fare con una logica esterna, o prendere pezzi singoli e comporli io. Ultima, tanto per chiudere, ecco... Qui vi ho dato un ulteriore, come dire, spiraglio che si è aperto ultimamente col termine degli incentivi sul fotovoltaico. Oggi, ripeto, si sta andando verso sempre di più
l'efficienza di utilizzo dell'energia. Efficienza di utilizzo dell'energia significa che io non mi basta che c'è una fonte di produzione e produco, ma devo usare in modo efficiente l'energia. Oggi fare un impianto fotovoltaico, faccio l'esempio del fotovoltaico perché un po' è sotto gli occhi di tutti, oggi l'investimento sul fotovoltaico anche per un privato ha senso solo se io quell'energia che produco me la consumo, e non ha senso in assoluto. Quindi per poterla consumare io ho bisogno di misurare quello che consumo, e misurare significa che lo devo fare con un sistema domotico, perché deve essere lui che raccoglie dati da quello che consumo, dal mio impianto di produzione, capisce quanto sto consumando in un certo istante e sceglie delle politiche di azionamento del mio impianto. E a fianco a tutto questo, come vedete, si aggiunge un elemento in più, che è l'immagazzinamento. Perché? Perché è vero che la cosa ottimale sarebbe consumare tutta l'energia che io mi produco, ma se ci sono condizioni che non mi permettono di farlo, mi spiego, se io ho un impianto fotovoltaico e a casa ci torno la sera e di giorno non ci sono, io per quanto sia potrò scaldare un po' d'acqua, ci potrò fare qualcosa con questa energia, ma non la potrò mai usare al 100%. Allora in quel caso possono diventare utili dei concetti di accumulo di energia, o elettrica direttamente, cioè produco energia, me la metto dentro delle batterie e me la riutilizzo la sera, oppure in forme ibride, cioè invece che accumulare energia elettrica accumulo energia termica. Per esempio, produco energia elettrica, non c'è nessuno a casa, il mio fotovoltaico produce, metto una pompa di calore che mi fa acqua calda e me la mette dentro un boiler. Quell'acqua io la sera me la posso riutilizzare per il riscaldamento, me la posso riutilizzare come acqua sanitaria, comunque l'ho generata con un'energia elettrica gratuita.